Allora, è successo che stavo girando lungo le sponde di un fiume per cercare dei posti per fare pesca con il magnete in futuro, perché il tempo è brutto e non mi sono fidato a portarmi attrezzatura. Però è successo che casualmente ho trovato questo posto alle mie spalle, che sembra siano dei capannoni da un lato e forse un'abitazione dall'altro. E niente, approfitto del fatto di essere qua, perché non so se ci ripasserò mai, per andare ad esplorarle. Quando si dice il caso? Cioè, proprio che anticappato per dire. Quanto pare qua ci passa comunque gente. Hanno l'aspetto di stalle, sti posti. Doveva essere una specie di azienda agricola. Se qualcuno tende a occuparle, sti posti. Mi sento un po' Gandalf con sto caso in mano. Posto è usato, ok. Ma il cancello là non mi sembrava venisse aperto tanto spesso. Sì, era una. Era un'azienda agricola questa. Da quella parte non credo ci sia altro a guardare. Ho dato un'occhiata su Maps. Si estende su un terreno enorme. Enorme. Ed è tutta conciata così a selva. Tutta lasciata andare. Lì c'è un sentiero che qualcuno ha fatto. Non si riesce a vedere niente. Quante arnie che ci sono? Stamattina chiamavano acqua, mi sono messo anche il giubbino e nel giubbino ho trovato la pila che non trovavo più a casa. Che va ancora. È ancora carica. Oddio, un copertone.
è pieno di impronte di gatto per terra. Però con la scusa che ci sono qua le arnie, vuol dire che il posto in qualche modo è gestito. Quindi dovrebbe essere sgombro da occupanti. Diamo un'occhiata veloce alla casa, se riusciamo a vederla. E poi ce ne andiamo. Che mi sto cercando un posto per andare a pescare col magnete, anche se quella sponda qua non è bella. Quindi oggi sopralluogo di luoghi possibilmente interessanti per andare a pescare. Intanto ho fatto un upgrade, ho trovato un tubo di ferro. Questo è stato vietato a tagliare le piante. Bosco privato, ok. Cazzo, è un po' che non passa nessuno qua, pieno di ragnatele, altezza faccia. Stavo cercando la casa perché non la trovavo, ce l'ho qua davanti, guardate. Non la vedevo. Non è neanche un'abitazione, era proprio un fienile questo. Guardate questo. Qualcuno viene qua a smontare le cose e prende fuori il rame. Un'altra abitazione lì. È talmente fitta la boscaglia che questa qua era la casa. Viro, entrare qua mi spaventa un po'. C'ha tutti i vetri fracassati qui. E continua di lì, guardate. È proprio una bella villa questa qui. Credo che me ne andrò perché ho sentito dei rumori poco chiari e non mi va di scoprire se c'è qualcuno, vedrò di tornare qui in gruppo magari, tanto per avere un minimo di sicurezza.
pieno di conigli in quel prato qua. Ah, questa qua era la pesa. Se questa qua la pesa, vuol dire che qua giravano il camion. E quindi questo qua doveva essere proprio un piazzale enorme prima che il bosco riempisse ancora tutto. Ah, siamo sull'altra parte della casa qua. Allora diamo un'occhiata anche lì dietro e poi ce ne andiamo. Al suo apice doveva essere proprio una bella villa, però. E da questa parte qua, scusate, da questa parte qua ci saranno ancora un 150-200 metri prima di arrivare al fiume. Ed è tutto all'interno della stessa proprietà. Tornerò in futuro con degli amici magari. Tanto per evitare brutte sorprese. Poi il rumore che ho sentito prima magari era solo l'acqua, che ha bagnato qualcosa e lo fa scricchiolare. Qualche uccello o qualche coniglio. Siccome ho già visto che fidarsi è bene, ma non fidarsi è di gran lunga meglio in certe situazioni, tipo queste, allunghiamo il passo e ci leviamo dei maroni. Salvi! Ma interessante! Se non fosse per l'autostrada, ma in parte che rompe le scatole, sarebbe un posto magnifico in cui vivere. Grandi spazi, tanto verde intorno, come piace a me. È comunque un target interessante, tornerò a vederlo. Magari non da solo, perché non bisognerebbe mai andare da solo a fare ste robe. Sono io che sono fissato qua, sperando di rifarvelo vedere in futuro, magari in compagnia. Non riesco a capire se quelli che hanno urlato erano lì o erano nel bosco di là. Non resto qua a scoprirlo. Ma come stavo, mi stavo dicendo? Vi ringrazio di aver dedicato un po' del vostro tempo a questo video, anche se non è stato così interessante. Vedetelo come uno spoiler di qualcosa che vedrete meglio in futuro. Colgo l'occasione per ringraziarvi tantissimo. E adesso me ne vado. Ciao!